Allora, la mia prima domanda è come è nato Twago? Sì, allora, piccola introduzione. Twago è una piattaforma di intermediazione online, è nata come punto di incontro tra aziende e professionisti nel settore della programmazione, del design e delle traduzioni. Quindi, aziende alla ricerca di professionisti in outsourcing, in particolare, freelance o anche piccole e medie aziende hanno la possibilità di trovarle direttamente sulla piattaforma, in outsourcing e anche in telelavoro, quindi a distanza. L'idea di Twago è nata nel 2009, quando il nostro fondatore Gunnar ha deciso di lasciare Siemens, dove lavorava come consulente, e ha deciso di, come dice lui, di creare qualcosa che potesse cambiare, che potesse offrire un cambiamento. E quindi ha deciso di lavorare, di sviluppare questa piattaforma, che permettesse quindi alle piccole e medie aziende di offrire un outsourcing quelle attività che non erano in grado di portare avanti, all'interno dell'azienda. E diciamo, si trattava di un sistema di lavoro che in quel momento era l'ideale per il momento di crisi economica e quindi, diciamo, ha portato avanti questa sua idea ed è nato quindi Twago. Quindi praticamente è nato in Germania, giusto? Sì, i nostri fondatori sono tutti e tre di Monaco, si sono trasferiti a Berlino per fondare l'azienda e da lì è nata la piattaforma. Quindi diciamo il mercato principale è proprio la Germania e nel giro di pochi mesi hanno poi deciso di espandersi in altri paesi d'Europa e quindi hanno lanciato la piattaforma anche in inglese, poi è seguita l'Italia e adesso è partita anche la Spagna da pochi mesi. Quindi diciamo siamo attivi su tutta Europa come mercato principale, però siamo attivi anche direttamente in Italia con una piattaforma italiana, con clienti e utenti italiani. E con un team italiano all'interno di Twago direttamente da Berlino. Sapresti dirmi qualche numero rispetto a quello che è Twago al momento? Sì, allora a livello internazionale offriamo accesso a più di 110.000 professionisti che spaziano appunto dal settore della programmazione al settore del grafico e web design fino alle traduzioni. Sono stati fino ad ora pubblicati più di 4.000 progetti. In Italia nello specifico al momento abbiamo più di 100 progetti al mese pubblicati per i quali appunto le aziende sono alla ricerca di professionisti in questi diversi settori. Il volume dei progetti pubblicati arriva a circa 4 milioni di euro e quindi diciamo le possibilità per i fornitori sono molto ampie. Dimmi, come funziona esattamente, quindi, anche dal punto di vista economico? Allora, il funzionamento è molto semplice. Nel momento in cui un'azienda è alla ricerca di un professionista, di un programmatore, per esempio, la possibilità di inserire la propria richiesta direttamente sulla piattaforma sotto forma di progetto, così come lo chiamiamo noi, all'interno del quale ha la possibilità di inserire, di descrivere ciò che vorrebbe sviluppare, il budget a disposizione, la tempistica necessaria e le conoscenze richieste al programmatore. A quel punto tutti i nostri utenti con, le conoscenze richieste dal cliente ricevono un'email di notifica e hanno la possibilità di entrare in diretto contatto col cliente e partecipare al progetto inviando un'offerta. All'interno dell'offerta hanno la possibilità naturalmente di spiegare cosa includono nel prezzo da loro offerto e poi il cliente ha la possibilità di scegliere la persona con cui collaborare. Può naturalmente visionare il profilo di ogni utente, può leggere eventualmente i feedback di precedenti clienti e scegliere il professionista dato le proprie esigenze. Per i clienti, quindi per chi cerca un professionista, il servizio è completamente gratuito, a meno che vengano scelti servizi aggiuntivi, non, diciamo opzionali, e in quanto noi ci rifacciamo su una commissione che richiediamo ai professionisti. Quindi nel momento in cui un freelance vince un progetto, acquisisce un nuovo cliente, ci paga una commissione. Invece, per quanto riguarda il feedback, mi interesserebbe sapere qual è il metodo che utilizzate, ovviamente, per la qualità. Sì, allora nel momento in cui un freelance acquisisce un nuovo lavoro, al completamento del lavoro il cliente ha la possibilità di offrire un feedback e quindi valutare determinate caratteristiche come può essere la comunicazione, il risultato del progetto, la qualità del lavoro il cliente, e naturalmente può offrire anche un feedback qualitativo e a quel punto diciamo,
il fornitore riceve il proprio feedback nel proprio profilo, e questi più lavori un freelance acquisisce, più feedback positivi o negativi riceve sulla piattaforma, e quindi ha la possibilità di acquisire più lavori o meno, insomma, In in base a futuro. come si comporta esattamente. Offriamo poi dei servizi aggiuntivi per, diciamo, per avere maggior sicurezza da parte di entrambi, soprattutto per quanto riguarda la fase dei pagamenti, per il fatto che si tratta sempre di un punto dolente nel momento in cui si collabora online e si inizia a lavorare con un professionista che effettivamente non si conosce. Abbiamo quindi introdotto da pochi mesi un sistema chiamato SafePay, grazie al quale nel momento in cui un cliente conferma un progetto sulla piattaforma, ha la possibilità di inviare il denaro su un conto fiduciario terzo. Questo denaro rimarrà su questo conto fino a quando il progetto non viene indicato come completato da entrambe le parti. Quindi, diciamo, per il cliente una sicurezza, per il fatto che fino a quando non ha il lavoro consegnato, il denaro rimane, diciamo, congelato, mentre il fornitore sa, ancora prima di cominciare a lavorare, che il denaro è a disposizione per lui e quel che deve fare è completare il progetto. Noi naturalmente rimaniamo come parte intermedia, quindi nel caso in cui vi siano dei disaccordi o dei problemi, interveniamo noi a supporto. Chiaro. Ci sono prospettive di crescita ulteriore per Tuago anche in altri paesi europei o anche non europei? Allora, per ora ci siamo concentrati sul mercato europeo e siamo, come dicevo prima, attivi prevalentemente su tre paesi più il .com, quindi per paesi di lingua inglese. A breve dovremmo aprire nuovi mercati, in particolare pensavamo alla Francia, al Portogallo, però diciamo non abbiamo ancora iniziato l'entrata. Siamo tuttavia in una fase di finanziamenti, quindi stiamo parlando in questo periodo con nuovi finanziatori e la nostra idea è quella di crescere molto, quindi di fare un salto qualitativo e quantitativo sulla nostra piattaforma, quindi diciamo le prospettive sono molto forti. Un'altra domanda, che cosa differenzia Tuago da altri servizi o piattaforme come ad esempio LinkedIn Jobs piuttosto che Prozo o altre piattaforme che mettono in contatto i professionisti e i datori di lavoro, Sì, diciamo? diciamo noi offriamo un'interfaccia all'interno della quale vi è la possibilità di inviare offerte, quindi non si parla di assunzioni, ma generalmente di progetti, come dicevo prima, a termine e anche a distanza. Nel momento in cui un cliente descrive ciò che vorrebbe sviluppare o chi sta cercando, chi è interessato invia una propria offerta, e il cliente in ogni progetto quindi ha già a disposizione tutte le offerte, tutti i preventivi dei vari clienti e potrà scegliere la persona con cui lavorare. Offriamo anche un sistema per la gestione dei progetti, quindi vi è anche la possibilità di monitorare il lavoro del fornitore, a vedere a che punto è. E come dicevo prima, vi è anche la possibilità di gestire i propri pagamenti, quindi vi è la sicurezza in tutta la fase di sviluppo del progetto. Per un fornitore, naturalmente, vi è la possibilità di acquisire più progetti grazie alla reputazione che si viene a creare direttamente sulla piattaforma e l'acquisizione di più progetti. Diciamo, quindi offriamo tutto un pacchetto completo, non solo per l'incontro delle due parti, ma per la gestione, per tutto lo sviluppo del progetto. E naturalmente, diciamo, offriamo progetti in settori molto specifici, quindi tutto quello che riguarda il mondo online, con, diciamo, particolare attenzione alla programmazione e al design. Ecco, è proprio su questo che volevo focalizzarmi per quest'ultima domanda, ovvero quali sono esattamente i settori in cui operano i vostri professionisti e se c'è per il futuro la possibilità che questi vengano ampliati. Sì, allora noi abbiamo principalmente tre categorie, la prima legata alla programmazione, abbiamo poi la categoria del media, diciamo, e video e design, e poi abbiamo la categoria dei servizi alle aziende che comprende le traduzioni, esperti SEO, SEM, scrittura di contenuti online e via dicendo. Il nostro focus principale fino ad ora è sempre stato quello della programmazione, in quanto è un settore nel quale abbiamo trovato sempre molti clienti alla ricerca di programmatori e spesso per conoscenze molto specifiche, come può essere in questo momento lo sviluppo di applicazioni. Ci stiamo adesso
espandendo anche nel settore del design, mentre in un futuro abbiamo ogni tanto progetti legati al mondo delle traduzioni e dei contenuti online, però diciamo si tratta di una sezione che non abbiamo ancora esplorato molto e quindi diciamo in un futuro vorremmo puntare più anche su queste categorie per ora ancora poco utilizzate, però abbiamo deciso di rimanere comunque sul mondo online, quindi di offrire progetti e punto diciamo, di rappresentare un punto d'incontro per tutto quello che è il mondo online, quindi non abbiamo intenzione di integrare altri lavori come può essere architettura o cos'altro, insomma, anche se ci è stato chiesto spesso, però diciamo come idea per ora non c'è. Va benissimo, grazie infinite Silvia, invito tutti ovviamente a visitare tuago.it, grazie mille di essere stata con noi oggi. A Grazie, grazie a voi. Ciao. presto, ciao!